Ma dove sei? Dai, dove sei? Dove ti sei nascosto? Ma pure qua ti viene a nascondere. Dai che c'ho fame, devo fare la video ricetta. Andiamo, su! Allora, oggi sono in cucina per una ricetta semplice e veloce e ricca di proteine. Dato che sono stato una settimana via in Inghilterra, ho mangiato come un maiale, quindi è ora di rimettermi in forma, dato che Natale si avvicina. E niente, quindi vi faccio vedere quello che di solito io mangio quando sono, diciamo, tra virgolette, un po' a dieta. E faccio una dieta soprattutto ricca di proteine, una dieta proteica. E vi vado a mostrare la mia ricetta. Ecco, vi vado ad elencare gli ingredienti che userò per la ricetta di oggi. Abbiamo dei peperoni rossi, della quinoa, dell'avocado, dei pomodorini ciliegini, della feta e del mais dolce. Una cosa, vado ad usare la quinoa che l'ho precedentemente lavata, perché va lavata, e bollita. L'ho bollita per 15 minuti in pochissima acqua, l'acqua necessaria giusto che la copre. Allora, la quinoa è la pianta con più proprietà nutritive al mondo. E viene usata generalmente come, considerata generalmente come cereale, ma è composta principalmente di proteine, il 13%, e di fibre alimentari, l'8%. Poi uso la feta, è un formaggio light, come tutti sapete, un formaggio greco, fatto di pecora, latte di pecora, e ricco di proteine. Poi vado anche a usare un po' di pomodorini ciliegini, del mais dolce e dell'avocado, che come sapete è ricco di grassi insaturi, quindi grassi buoni, e di omega 3. Mischio. Intanto comincio a mischiare. E poi i peperoni rossi, che sono ricchi di vitamina C. E la vitamina C è una delle vitamine antiassodanti che ha effetti benefici, tra cui la prevenzione e l'invecchiamento veloce. Ed ecco qui fatta una semplice ricetta. Poi vado a usare un po' di olio, giusto appena. Olio di oliva, naturalmente, mischio, ed ecco qui il mio pasto ricco di proteine. Ecco qui il mio pasto è pronto. Questo è il mio consiglio: se cercate una ricetta per un piatto ricco di proteine, semplice e veloce da preparare, soprattutto adesso che si avvicina a Natale, magari uno si vuole preparare un po', stare un po' a dieta, così magari a Natale può mangiare tranquillamente. Questo è il mio consiglio. Io poi l'abbino con le gallette di riso, ovviamente. E niente, allora buon appetito a tutti e al prossimo video.